l'alta uniforme della Guardia Svizzera, disegnata forse da Michelangelo, idealizza lo splendore dell'armigero rinascimentale con quelle invenzioni di fantasia decorativa per cui il Cinquecento già prelude al barocco. Oggi la Torre del San Gallo, il cortile di San Damaso, paiono ritrovare la luce dei loro giovani giorni, quasi una eco di antichi squilli. Agli addetti militari esteri sembra rivedere le incisioni dei libri di storia militare. Il generale Marras saluta il colonnello von Pfeffer-Daltishofen, comandante della guardia. Si levano le alabarde nel presentatar. E tutto è vero, scolpito in questo nostro sole d'oggi. E tutto par disceso da un affresco dei palazzi. Dopo la rivista passata dal colonnello e dal cappellano Monsignor Krieg, giuramento delle nuove reclute. Ognuna avanza verso la bandiera elvetica. Tiene alzata la destra e aperto il pollice, l'indice e il medio in ossequio alla Santissima Trinità. Giuro di osservare lealmente e con buona fede quanto mi è stato letto. Che il Dio e i suoi santi mi assistano. D'ora in poi vedremo anche loro bonari e solenni a guardia delle soglie vaticane.